Di mattina diretta radio, diretta Facebook, e allora eccoci. Mettete qua un like, sì, ecco, sulla bravo. Pagina Facebook di Ciao Como. Molto bene, noi siamo qui a parlare di Slow Lake, il festival storie di pesci e di pescatori. È l'appuntamento di domenica prossima al Crotto del Sergente di Lora, dove si parlerà di pesci, di agoni, di pesci di lago, di tante altre cose. Ci sarà anche la musica folk, che non guasta ovviamente. Noi oggi presentiamo questo avvenimento con il delegato provinciale di Como Slow Food Antonio Moglia, che ormai è un amico, eh? Ciao Marco, buongiorno, ciao Como, buongiorno. Gentile presenza. Bea, si chiama Bea, sempre, ecco, gentile presenza con i capelli un po' così, però va bene. Ci sta assolutamente. Allora, Slow Lake, caro Antonio, per parlare, poi vicino a te c'è anche il presidente dei... Un'autorità. Presidente dei pescatori dell'associazione dei pescatori sportivi Luigi Guglielmetti, esatto. Allora, tra poco ci facciamo raccontare delle cose molto interessanti che ci stava dicendo, tra cui la riproduzione dei pesci, il lago alto e soprattutto grossi problemi che ci sono nel lago per quanto riguarda i pesci, ma ne parliamo tra poco. Antonio, tu presentami questo appuntamento di domenica. Sì, Slow Lake è l'appuntamento ricorrente che Slow Food tutti gli anni organizza per sensibilizzare, educare le persone al gusto e alla conoscenza di un alimento. In questo caso l'alimento è il pesce di lago. Coinvolgiamo diverse forze, diverse risorse. Da due anni la risorsa che coinvolgiamo, la rete in questo caso, che abbiamo non solo in senso metaforico, ma in questo caso risulta anche fisico, che abbiamo teso, è quella con l'Associazione di Pescatori di Como, dove riusciamo ad elaborare in convegni che fanno da contorno poi alla giornata e alla manifestazione dei temi interessanti. L'anno scorso aveva una valenza, diciamo, più storica e culturale, quest'anno invece la valenza del convegno nasce dalla preoccupazione, dall'urlo di paura e di allarme, ma sta sparendo il pesce dal lago di Como. Lo analizziamo in termini scientifici con relatori di grosso livello, di alto livello, lo analizziamo in tutti i suoi aspetti e poi forse tentiamo di dare delle soluzioni che, se ci siamo di mezzo noi di Slow Food, devono poi fare il confronto con la compatibilità del sistema, con gli equilibri ecologici, eccetera eccetera eccetera. Quindi un momento interessante al mattino, quindi domenica mattina alle 10, vero? Alle 10 qua. Ci sarà una sorpresa, un aperitivo offerto da non mancare. Non so se poi riusciamo a svelare la sorpresa per gli amici di Ciao Como. E poi invece c'è tutta la giornata gastronomica a cura dello staff del Crotto del Sergente, perché siamo al Crotto del Sergente, che è uno dei ristoranti dell'alleanza di Slow Food. E poi tra l'altro il Crotto del Sergente, ricordiamo che ha vinto anche i quattro ristoranti di Alessandro Marchese l'anno scorso. È già blasonato. Esatto, esattamente. Esattamente. Essere il ristorante dell'alleanza. Decisamente sì. E allora sentiamo un po' anche che cosa ne pensa invece allora il nostro amico Antonio, giusto? Sentiamo Luigi, sì, scusa. Luigi, allora sentiamo un po' anche se è vero questo grido d'allarme, quanto è vero. Buongiorno a tutti. Buongiorno Luigi. Allora, uno in questi giorni va a farsi un giro lungo le sponde dell'Ario, pensa esattamente l'opposto, perché si stanno prendendo quintali, quintali e quintali di agoni, che ricordiamo è il pesce base per il famoso missoltino. E penso che se ne farà una scorta incredibile per il prossimo inverno. Quindi questo inverno non moriremo di fame, di certo, perché i missoltini ne stanno mettendo via moltissimi. Allora, perché c'è questo grido di dolore, come diceva l'amico Antonio? Perché c'è un grosso calo di un altro pesce tipico del lago, che è l'avarello. Questi sono i misteri del lago, cioè il lago è una creatura affascinante che ci pone davanti a questi interrogativi. Manca, c'è un grosso calo, parliamo di quasi 50 tonnellate in meno rispetto agli standard, una specie, e quell'altra occupa la cosiddetta nicchia alimentare. Questi misteri sarebbe opportuno che
venissero un pochettino svelati, approfonditi dagli esperti, perché sennò, come sempre, arrivano gli esperti della mattina del bar che dicono questo pesce manca perché il lago è inquinato, e un'ora dopo arriva quell'altro che dice il pesce manca perché il lago è troppo buono. Oppure che dice che il lago è basso. Ecco, sì, certo. Una cosa, quest'anno quanto è inciso il lago basso che c'è stato sulla riproduzione dei pesci? Praticamente nulla. Ok, perfetto. Prima cosa da svelare. Quanto ha inquinato il lago di Como, Luigi? L'ultima ricerca fatta dalla Regione Lombardia qualche anno fa, quindi stiamo a dati ufficiali, ha detto che il lago di Como è il migliore di tutta Italia. Quindi, ecco, dal punto di vista anche della qualità dell'acqua, vero? Cioè, non si può dire che sia un lago inquinato, no, il nostro. Assolutamente. Ok. O perlomeno è sistematicamente in netto miglioramento. Poi, come sempre, ci sono le zone o ci sono i momenti. Se uno guarda in questo momento, il lago non è particolarmente bello da vedere. Sì, un po' di detriti, ma abbiamo visto cosa è successo, l'esondazione, quello che è successo in Valtellina, nel Lecchese, certo, insomma una situazione abbastanza critica, sicuramente sì. Allora, ecco, Snow Lake, questo appuntamento di domenica al Crotto del Sergente, serve, giusto Luigi, anche proprio per riflettere, per partire da questi punti e per andare avanti, no? Per snocciolare quello che sarà il futuro. Come può essere il futuro? Come te lo vedi? Perché tra l'altro, diciamo un'altra cosa che mi dicevi prima, fa un po' impressione, tu hai detto certo non è una novità, lo si è detto, che però i cormorani ad esempio negli ultimi anni hanno fatto razzia di alborelle per esempio, o di pesci, i pesci così di che si trovano vicino alla riva, giusto? Certo, perché devono campare e quindi un cormorano è dimostrato che deve mangiare 4 etti di pesce al giorno. Dopodiché che siano alborelle, trugli, scardole, cavetani, trote e via discorrendo, non è che sta lì a selezionare la specie, né se è in misura, sotto misura, se è in un periodo in cui sta deponendo il pesce, quello lo mangia e basta. Però, al di là di questo, qual è il problema? Ci sono delle specie ittiche che possono essere soltanto selvatiche, cioè arrivare dall'ambiente naturale, non possono essere allevate. Non possono essere allevate soprattutto ai fini di una ristorazione anche di pregio. E queste specie sono quelle che sanno i pescatori, che sono i lavarelli, che, attenzione, non possono essere allevate ai fini, diciamo, della ristorazione, sono allevate ai fini del ripopolamento, perché i pescatori ogni anno immettono nelle acque del lago circa 600.000 lavarellini da 5, 6, 7 centimetri, quindi vengono allevati per poi ripopolare le acque. La stessa cosa succede con le trote, vengono allevate nel nostro incubatore di Valmorea e poi ogni anno circa 200.000 trotelle vengono rilasciate nel lago perché poi crescano naturalmente. Okay. Altre specie però, come gli agoni e le alborelle, non possono essere allevate. Quindi in un eventuale futuro a rischio diventa veramente complicata la cosa, giusto? Sì. Potrebbe. Diventa, hai detto giusto, diventa complicata, complessa. Complessa, bravo. Non, sì. Non usiamo termini drammatici. Cioè, è come tutte le cose complesse, richiedono soluzioni complesse, richiedono soluzioni articolate. Non c'è la soluzione facile, a parte che oggi noi siamo abituati alle soluzioni facili per tutto. C'è un problema, un'ora dopo c'è già la soluzione. Per il lago non è così. È un ambiente, ripeto, molto complicato e quindi anche, in un certo qual modo, estremamente affascinante. Pone di fronte a delle problematiche che sono anche intriganti per la loro... Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, un'ultima cosa, ho visto anche nei giorni scorsi, abbiamo visto molti, credo anche i nostri ascoltatori, hanno visto le foto impressionanti di un siluro, pesce siluro. E quanto è pericoloso il pesce siluro? Dunque, se uno guarda la stazza dice, beh, questo qui per campare anche lui deve mangiare. E che cosa mangia?
mangia un po' di tutto. Nel Po hanno ripreso siluri che mangiano cagnolini, anatre, piccioni e via discorrendo. Sì, sì, perché è una bestia, è una bestia che fa anche un po' paura, insomma. Io se, ce ne, se so che c'è un siluro di 2 metri nei dintorni non entro a fare il bagno, questo è per prudenza. Però soprattutto mangia pesce e quindi, giudicando dalla stazza, si presume che mangi. Quindi è certamente per il nostro lago un problema, tant'è vero che la legge stessa, il regolamento di pesca, impone che quando lo si prende debba essere trattenuto e non ributtato. Cosa che invece molti pescatori con altre specie più nobili fanno, cioè fanno quello che si chiama il catch and release. Sì, con la carpa ad esempio, carpa, no? Esatto, le trote, esatto, sì, 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 esatto, sì, sì. La pesca sportiva, insomma. La pesca sportiva, esatto. Moltissimi pescatori. Mentre il siluro no, perché anzi, questo va detto, il siluro va trattenuto, cioè non va rimesso nell'acqua. Come altre specie, certo, che sono certo considerate infestanti e invasive, vengono, devono essere, come si dice, eradicate, perché sono un danno per l'altra. Quindi tra i cormorani e i siluri è una situazione, insomma, bella complessa per il lago di Como, Mi pare di capire che non si scherza. Allora, se ne parla domenica, io direi chiudiamo con il maestro di cerimonia Antonio Moglia, che ovviamente è appunto presidio Slow Food, sempre in prima fila. Antonio, devo dire che avete fatto tante cose, state facendo tante cose come Slow Food, questa è una delle tante, no? Beh, la verità. Sì, sì, questa è una delle tante, una delle più importanti, perché tema del convegno si chiama l'ario bene comune. Sì, è vero, un bene comune, continuo a ripeterlo, un po' il claim della manifestazione, non solo perché è bello, il nostro lago è probabilmente il più bel lago del mondo, ma anche perché produce cibo, che è il pesce, e lo dobbiamo vedere anche da questa ottica. Quanto sarebbe bello che ripartisse anche l'economia della pesca professionale a dei livelli che ci permette di avere, come così abbiamo con il contadino, anche il pescatore di fiducia, il pescato del periodo stagionale, di piccola scala, che possiamo comprare tutti i giorni da offrire ai turisti, da offrire a Obama quando ci viene a fare visita. Eh sì, no, non lo so se ha mangiato il pesce di lago, questo non lo so. Si aspettava il lavarello e non c'era. Un'ultima cosa al volo, poi chiudiamo il nostro appuntamento di oggi. Luigi, veramente velocissimo, fare il pescatore oggi è quanto è difficile? Perché si vive. Fare il pescatore di professione, sì, di professione è molto difficile, è un lavoro faticosissimo e può essere sostenibile solo se poi a valle c'è tutto il discorso di trasformazione e di valorizzazione di quello che hai pescato. Io penso che un pescatore di professione solo del suo pescato, cioè tolto il pescato dal lago e rivenduto, fa fatica a campare. Bene, allora grazie ai nostri